E ora, come tutte le domeniche, Terra e Sapori, la rubrica di enogastronomia del TG1. In questo numero, Natale goloso, il cioccolato di Modica, zampone insolito, il cappello da prete di Modena, la tavola delle feste, i Madins friulani. Cristalli di zucchero che restano intatti, così come tutti gli aromi del cacao. La cioccolata di Modica è così, come la facevano gli Aztechi, fatta con un metodo portato dagli spagnoli in Sicilia. Nell'Ottocento, a Modica, il cioccolato era cibo popolare, venduto porta a porta. La lavorazione è a freddo. Questo fa sì che possa essere saltata la fase del concaggio. Durante questa fase, in genere, scompaiono molti aromi primari appartenenti ai semi del cacao, che in questo cioccolato in genere rimangono invariati. Il cioccolato di Modica è ruvido al palato e va sciolto lentamente in bocca per assaporarne gli aromi intensi. Ricca anche la tradizione pasticcera modicana, con la cubaita, miele di timo, sesamo, mandorle di avola, le scorzette d'arancia o di cedro candite e le empanatiglie, cioccolato e carne di manzo, mandorle e cannella, di tradizione spagnola.